Anno scolastico ai nastri di partenza e come ogni anno le famiglie si ritrovano a far fronte all'acquisto di diari, astucci, zaini, quaderni, libri, una vera e propria stangata. In base ai calcoli del Codacons, una famiglia media dovrà mettere in conto una spesa annua attorno ai 500 euro a studente, a cui va aggiunto il costo per i libri di testo, altra voce che inciderà pesantemente sui portafogli delle famiglie. La spesa per i testi, spiega il Codacons, è estremamente variabile e dipende non solo dal livello di istruzione, elementari, medie, superiori, licei, istituti tecnici, eccetera, ma anche dalle scelte dei singoli istituti e varia dai 280 euro fino a raggiungere quota 600 euro, considerato anche l'acquisto dei dizionari. Fra corredo e libri di testo, dunque, la spesa complessiva può raggiungere e superare i 1.100 euro a studente. Il Codacons ha deciso così di fornire una guida pratica alle famiglie che promette un risparmio della spesa scolastica fino al 40%. Non inseguite le mode, in questi giorni tutte le televisioni stanno bombardando i vostri figli con pubblicità mirate agli acquisti necessari per la scuola. Allontanateli dalla TV e non fateli condizionare dal mercato pubblicitario. Non inseguendo le mode, per il corredo potrete spendere il 40% in meno, acquistando prodotti di identica qualità. Basta non comprare gli articoli legati ai personaggi dei cartoni animati o bambole famose. Nei supermercati si può arrivare a risparmiare fino al 30% rispetto alla cartolibreria. Andate con la lista dettagliata della spesa e obbligatevi a rispettarla. In questo periodo alcune catene di supermercati vendono i prodotti scolastici addirittura a prezzi stracciati. Sono i cosiddetti prodotti civetta. Vengono venduti beni addirittura sotto costo, contando sul fatto che comunque finirete per acquistare anche tutto il resto. Approfittatene acquistando solo i prodotti civetta. Poi cambiate supermercato. Rinviate gli acquisti. Abbiamo la pessima abitudine di acquistare subito tutto quello che servirà nel corso dell'anno. Le scorte di quaderni e penne si possono anche comprare in un momento successivo. Spesso, aspettando, si risparmia. Aspettate i professori. Per i materiali più tecnici, dal compasso ai dizionari, è bene attendere le disposizioni dei professori, onde evitare acquisti superflui o carenti. Offerte promozionali e kit a prezzo fisso, ben vengano, possono essere convenienti. Se non sono frutto di un accordo con le associazioni di consumatori che fanno da garante, confrontate comunque i prezzi e controllate la qualità del prodotto, specie per lo zaino, per il quale sconsigliamo in ogni caso l'acquisto dando la preferenza al trolley.